oggi si fa un giro in bicicletta, il giro di tutta l'Italia. È bellissima, è grandissimissima. Ci vorrebbe una guida, ho paura di perdermi. Ma cosa? Un dinosauro? Rosa? Ciao giovanissima ciclista, sono qui per guidarvi nel Giro d'Italia e porterò con me tutti quelli che sono curiosi di scoprire i come e i perché. I come e i perché di che? Segui il girosauro e lo saprai. Prima tappa, Dolomiti, casa mia. Ma che cosa sono tutti questi colori? Questa è una mappa, l'hanno fatta i geologi. Ogni colore corrisponde a un tipo di roccia. Ti dice quanti anni ha e come si è formata. Se conosci cosa hai sotto i piedi e cosa c'è intorno a te, sai come comportarti e stai più al sicuro. Ma chi sono i geologi? Quelli che studiano la Terra, come adesso, come era prima e come si è trasformata nel tempo. Guarda, la parte più esterna della Terra è come un puzzle, un puzzle. È divisa in tanti pezzi che galleggiano sul fluido che sta sotto. Le placche possono avvicinarsi e allontanarsi e questi movimenti sono lentissimissimi, per questo non ce ne accorgiamo, ma nel corso delle ere geologiche milioni e milioni di anni si spostano parecchio e quando si scontrano le rocce e i loro margini vengono compresse. Si formano così le montagne. Le Dolomiti, casa mia, erano molto diverse da come le vedi ora. Ai miei tempi c'era il mare, come oggi ai tropici. C'erano moltissimi dinosauri, tutti diversi. Andavamo in giro in cerca di cibo. Io sono erbivoro, quindi devo essere molto veloce per sfuggire agli attacchi dei dinosauri carnivori. Bei tempi, ma ormai non ci siamo più. Oh, e come mai? Noi dinosauri abbiamo cominciato a popolare la Terra più di 200 milioni di anni fa, ma siamo anche scomparsi 65 milioni di anni fa, probabilmente a causa di un asteroide. Terremoti, incendi e maremoti e un'enorme nuvola di polvere e detriti ha oscurato la Terra, raffreddato il clima e provocato la morte di tutti noi. Oh, mi dispiace. Ma come si fa a essere sicuri che dici la verità? Semplice, ci sono le mie impronte, mica solo le mie. E se osservi con attenzione, si trovano anche tante altre cose che ti fanno capire come tutto cambia. Chissà quante cose da scoprire. Senti, ma perché sei rosa? Mi chiamo Girosauro e sono rosa come il vincitore del Giro d'Italia. Guarda qui la maglia rossa!